Direi che sottolineiamo solo per segnalare la differenza dall'oggi. Oggi la fa la padrona la tristezza, la paura, l'idea dell'impotenza e la ricerca dell'uomo della provvidenza come surrogato della propria impotenza. E l'elemento invece che dello sviluppo dell'universalismo e della valorizzazione della possibile diversità di uno sviluppo, la paura per il proprio ambiente. Quindi una sensazione di difesa e non di protagonismo. E questo, diciamo anche nel corso delle relazioni, nella forza di però mi pare da sottolineare un elemento. La vittoria del capitale oggi è tale da non farci riconoscere la situazione di ricchezza estrema in cui siamo, perché il mondo non è mai stato così ricco come adesso. E quindi percepiamo la situazione attuale come una situazione di penuria, che è la realtà che noi viviamo, ma non è la realtà generale, perché la ricchezza non è mai stata così alta, solo che così mal distribuita da risultare per noi una maggioranza di numeri. Noi non riusciamo nemmeno a cogliere l'elemento in cui siamo, per cui siamo interni alla narrazione del capitale, anche sul riconoscere la realtà. E questo, se volete, è un enorme differenza. Il 68 coglieva la ricchezza che c'era dell'arco economico, ancora una ricchezza più bassa di quella di oggi, ma è dentro questo allargamento della ricchezza la possibilità del cambiamento. Oggi questa ricchezza non viene più riconosciuta, è letta come penuria e quindi come guerra dei popoli, nella distruzione di un possibile immaginario di trasformazione. Ho messo questi elementi, non perché costituisco nulla di organico, ma per segnalare alcune cose. Secondo me discutere del 68 non è solo discutere di un episodio o di un passaggio, ma è la metafora della discussione sulla trasformazione sociale e l'analisi di cosa è successo e perché ha avuto una così grande forza e l'analisi per differenza dall'oggi, secondo me, ci aiuta a capire meglio l'oggi e a capire come si può interagire con il mondo.